Caraibi messicani, siamo qui a Macahual, a 8 km di distanza, nella cabana, e questo è anche il ristorante, vedete, spiaggia, proprio attaccati al mare, ai Caraibi. Ecco una cabagna, però l'appuntamento di oggi in questo meraviglioso paradiso è anche il mondo dell'arte. Il mondo artistico dell'arte, proprio qui troveremo impegnato in stile gaudiano, ecco, nella realizzazione di della suite. Siamo qui con il Feltrino, Eddie Prigol. Un commento? Che stai facendo? Che stai facendo? Ti sto gaudità. È stucco questo? No, questo è il gasuleco. Ossia? È per incollare. Perché stai facendo mosaici. Qui diventerà la suite. Siamo qui anche con il Umbro Riccardo, salve, proprietario del posto. Un commento così al volo? Un commento, niente, stiamo lavorando come muratori nonostante le nostre lauree. E capacità informatiche e tutto. E lì è il bello, saper fare varie cose. E andiamo, visitiamo un po' meglio l'appartamentino, la suite. Lì abbiamo anche buongiorno. Betty, che dici? E che sto partecipando alla creazione di questo paradiso. Anche lei Feltrina, sì. Feltrina Doc. E entriamo nel pulpo, eccolo, gli occhioni, e guardate che meraviglia che potrebbe essere in un museo, e di fatto potrebbe diventare questa la casa museo. Anche il bagno, la realizzazione di Riccardo, è un'opera d'arte, guardate i dettagli, le rifiniture, un bijou, insomma non è ancora finito come potete vedere, però è quasi finito. Qui passiamo alla cucina, altra opera mosaica dell'artista Feltrino, Eddie Prigol, membro anche del collettivo Grafica Maya di San Cristóbal de las Casas. Sì, si può. Andiamo a vedere altri dettagli, qui già mezzo, quasi completo, diciamo il un quarto, vedete i dettagli, le rifiniture, bellissimo il serpentone, poi si dovrà vedere quando è colorato, il soffitto qui sarà una soffitta, un soppalco, il pesce, lo specchio lì, vedete anche me, ciao Sydney nel cuore come sempre. Se si è fatte le Olimpiadi si può fare tutto nella vita. E anche si levano gli angoli vivi, come dice Eddie, gaudizzare, da Gaudì. Ah, senza dimenticare anche le porte fatte da Riccardo. Geniali, geniali. Legno. Insomma, qui, quando non è solo vacanza, non è solo l'importanza di essere in un bellissimo posto, ma anche di aver sapere come è cresciuto, come è nato. Insomma, poi chiaramente Riccardo ha detto che accetterà monete alternative, scambio baratto. Insomma, che dire di più? Vi aspettiamo già da ora, già da ora qui a Macahual, dove si può arrivare anche direttamente con un pulmino da Cancun, dal centro di Cancun. Quindi non ci sono più scuse, a un ottimo prezzo, 350 peso. Quindi che dire di più? Chulel, e viva Giui, e Adrianita, e tutti gli amici e amiche morte. Ciao!